di essere qui con me oggi. Oggi, video che mi richiedete da anni. Io non capisco il perché. C'è un video in cui mi faccio le unghie, in cui metto lo smalto. Vi faccio vedere un po' tutti i prodotti che uso, tutti gli smalti che prediligo. Ma non aspetto a dire chissà che skin. Per avere le unghie, forti serve prima di tutto genetica, mangiare bene, bere tanto e avere il giusto apporto delle vitamine che permettono una crescita sana di unghie e capelli, prima di tutto. Poi nel caso vogliate usare una base rinforzante o altro, questa è un'altra cosa, ma senza quello che vi ho detto. Smalto vecchio, qui ho dello smalto bianco della Essence, che però non me lo sento di consigliarvi perché non è per niente omogeneo. Gli smalti bianchi sono difficilissimi da trovare, e qui come argento vi faccio vedere come argento questo smalto. Glam numero 02, molto carina questa linea. Ok, come acetone uso un acetone a caso. Ho provato un acetone, un leva smalto senza acetone, ma
circa una volta a settimana e cerco di darmi del tempo per farle, perché poi appunto mi devono durare abbastanza a lungo. Preferisco farla bene, ma meno spesso. Adesso non facendo chissà che lavori, anche chissà che sport. Ancora un pochino di base bianca, perché la base va data sotto questi smalti, perché altrimenti non arrivano a un colore pieno. Ovviamente mettere una base che c'entri col colore, quindi il bianco con l'argento va benissimo, oppure insomma il nero, il grigio. Oggi non andrò a limare niente, non lo faccio spesso perché non c'è nulla da limare bene. Procedo anche con l'altra mano. Ok, adesso prima di dare lo smalto do questa base, che è un Complete Care 7-in-1 Nail Treatment, e 7-in-1, non so il 7 per cosa sia, comunque fa da base, fa da top coat eccetera. Io uso questo perché, a parte che è carinissimo, e poi me l'hanno, cioè, l'hanno regalato mia madre nel centro estetico in cui va a farsi le unghie, però è la prima volta che lo uso, cioè è il primo prodotto di questo genere che uso, e è bene sempre 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 darsi una base prima di mettere lo smalto, altrimenti a forza di darlo le unghie si incialliscono. Adesso comunque è abbastanza lungo, a fare le unghie alla fine ci metto una mezz'ora. E poi il tempo di asciugatura è lungo. Però ok, è quasi finito. Ne serve tanto, ne serve poco, anche perché sennò non si scioglierà mai. Adesso vado a guardare quanto costa, riprenderlo, perché in realtà come prodotto mi piace abbastanza. E va a durare comunque lo smalto abbastanza, a me è quasi una settimana dura lo smalto bene. Poi dipende sempre cosa fate, se fate sport, se fate palestra, se lavate a mano, se lavate i piatti senza guanti, dipende da tantissime cose, che lavoro fate eccetera. Io quando lavoravo facevo tirocinio nel laboratorio, in cui l'acetone era proprio sempre con me. In generale cerco di trattare le mie unghie abbastanza bene, appunto perché mi servono. E negli anni mi sono abituata ad averle lunghe.
molto bella anche se smaltino. Questa è la mia borsa degli smalti, tra parentesi bellissima. E qui dentro ho un po' tutto. Sono molto gli smalti nude, ne ho tantissimi, tutte le diverse sfumature. E voglio andare sul nude anche stavolta, non lo so. Perché il problema delle unghie lunghe è che se si mettono smalti troppo colorati, tu puoi rischiare veramente di essere troppo. Tanti miei smalti preferiti. Il numero 88. Adesso so che la Essence ha cambiato i suoi smalti, quindi non so se il numero corrisponderà. Non so neanche se questo smalto sia secco o meno, leggermente. E in ogni caso volevo anche dirvi un'altra cosa riguardo agli smalti. Se avete dei suggerimenti delle marche di smalti non tossici, perché la qualità dell'Essence non mi dispiace, però sinceramente puzzano veramente tanto. E visto che io comunque sto a contatto con lo smalto molto tempo, voglio che sia il meno tossico possibile, ecco. Molte volte ce l'ho a casa. Sono tutti comunque, siamo sempre lì, anche questo siamo un po' sempre lì, però sono proprio i miei smalti preferiti. E oggi penso sceglierò questo, avrà tutto il più facile da applicare. Vediamo, quelli della Essence hanno 8 ml dentro. E questi della Mavala hanno 5 ml e costano, in farmacia li trovate a 5 euro. Questo scorre benissimo, si vede che è una qualità comunque superiore. È il numero 84, Tallinn, lo adoro. Magari nell'anulare invece mettiamo qualcosa di brillantinato come al mio solito. Invernale che estivo, però oggi sono nel mood di questo e quindi mettiamo questo. Vedete che si applica benissimo. E puzza anche molto molto. Vado ad applicare su tutte le unghie. Questa unghia è un po' rovinata perché si era spezzata e adesso la parte spezzata è in fondo all'unghia, quindi è un po' irregolare, ma va bene così. Ok, smalti della Mavala, però volevo provarli. Il problema è che ho già tantissimi comunque colori della Essence e tutti i nude che mi servono
tendo veramente a comprare sono marroncini, pesciolini, rossini, rosini, della Shaka numero 517 Pearly Sand, sabbia perlata. È una specie di sì, rosa perlato. E di questo oggi si mette la base sotto e si fa uno strato. Oppure a me piace ancora di più se si fanno due strati con questo smalto o anche tre. Adesso ne faccio due di seguito e poi magari ne faccio un terzo dopo. Sente meno però da lontano. Mi piace. Questo mi piace di più solo su un'unghia. Lo smalto, qual è il vostro colore preferito? Nessuna tecnica particolarmente strana. Utilizzano un top coat poi sotto l'unghia, le campane. Aiuta tanto a uniformare lo smalto al di sotto. Adesso l'ho detto. Comunque, già che ci siamo, in molti mi chiedono dove abbia comprato questi due anelli che ho sul medio. Tanto sono concentrata. Non ve lo dico dove, ma faremo finta che niente, abbiamo concluso. Come vedete, uno strato copre. Di laurea dei miei genitori ed è uno unico, vedete qui dietro sono legati e li ho comprati una gioielleria, li ho comprati, li hanno
Che sia anche della gioielleria stessa. Ok. Qui sono un attimo uscita dai bordi. E quando faccio così prendo un pennellino. Mettiamo un secondo strato. Semplicemente l'ultimo step è rimettere il prodottino qui iniziale ed è già finita qui. Poi magari ci si mette una crema idratante perché con l'acetone non ci si leccano un po' le mani. Però voglio anche provare le gocce della Kiko. Un pochino asciugato lo smalto. Vedete come tengo le mani per non colpire niente. Adoro il tapping su questo smalto. E ancora vado a mettere uno strato di un po' perché dà molta lucentezza, invece lo smalto lucido. Però state attenti perché, come vedete adesso, ho messo poco. Questo coso sotto così non faccio casino quando lo appoggio. Come vedete sto proprio spalando questo prodotto perché ce n'è rimasto poco. Ma è triste. E ne serve tanto, se no mi va a creare le pieghe. Comunque, cosa che non c'entra niente con questo video, avrei voluto tanto anche girarvi un eating, ma vi assicuro che le faccio poco perché per me sono complicatissimi da girare. Devo avere il silenzio più assoluto e magari molte volte ordino anche fuori, volevo farlo con una pizza, però gli orari di apertura delle pizzerie non coincidono minimamente con gli orari di silenzio. Perché la gente pranza, fa casino al piano di sotto. Quindi avrei voluto tantissimo fare un video di eating pizza parlandovi delle serie TV del momento. Spero di riuscire a farlo a settembre, a questo punto. O a fine agosto, in ogni caso.
veramente ce ne vuole, di verde che ce ne vuole tantissimo per usarlo come top coat. Poi nel tempo si è anche addensato questo prodotto. Per usarlo come top coat ne dovete usare tanto. Per usarlo come base invece no. Ne basta poco. Perché comunque non forma grumi. Però sopra uno smalto rischia di formare tantissimo dei grumi. Io proprio ne prendo una goccia. Una goccia, la appoggio e poi la spalmo. Questo procedimento che mi dà l'effetto più uniforme di tutti. Goccia, gocciola. Tra l'altro questo dell'asciaga si asciuga velocissimamente, è super fine, ma devo dire anche questo della Mavala Nude, e invece uno dei problemi degli smalti della Essence è che danno anche un effetto gel, che lo danno perché a volte sembra quasi che abbia il gel. In tempi infiniti, quindi e appena toccate qualcosa, essendo un prodotto molto spesso, va subito a crearsi una riga e dovete rifare tutto. Ok, penso sia giunta l'ora di d'oro. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto, che vi ha risposto un po' anche di quesiti che avevate.